lo dai? Erotico! Erotico! C'è la crema! Io a te! Lei sei una manifestazione pubblica? Andi! Ciao! Ciao mamma, ciao Laura! Oggi è giornata di protesta, la Lucchini ha scritto anche qualche pagina di perché dalla notte nel senso che hai fatto il turno notturno? Sì, ho fatto il notturno, ho dormito sul turno e poi non mi devo manifestare. Tu cosa fai? Il nostro obiettivo
a continuare a vivere. Oggi a Roma, il disagio di un territorio, il disagio di un gruppo, la possibilità della perdita di 10.000 posti di lavoro. Oggi stiamo portando questo nella capitale. Noi non ci arrenderemo, deve essere chiaro a tutti. Non ci arrenderemo, il nostro obiettivo è mantenere l'occupazione, la posti di lavoro. Oggi a Roma è presente il gruppo Lucchini per creare le condizioni che sia chiaro a tutti, che sia chiaro al governo, alle amministrazioni, alla politica, che noi non ci arrenderemo, non ci permetteremo di perdere 10.000 posti di lavoro. Questo è l'obiettivo per cui oggi siamo qui a manifestare. Io credo che oggi deve essere chiaro a tutti che questo gruppo, questo territorio non si arrende, questo territorio è in grado di mettere insieme in maniera unitaria delle grandi iniziative. Questo è il nostro obiettivo. L'obiettivo è che in questo paese la siderurgia continui a vivere. Oggi noi lavoriamo per questo, questa manifestazione è finalizzata a questo. La politica deve capire che questo è il nostro obiettivo. Oggi siamo qui con lo sciopero. Un territorio, un gruppo è in sciopero, perché è evidente che non possiamo permettere che si perda 10.000 posti di lavoro. Questo è una grande manifestazione, ma siamo in grado di ripetere ancora, noi non ci arrenderemo.